Gol ed emozioni allo stadio 23 giugno 1978, dove lo Sporting Pontecagnano ha battuto per 4-2 il Calpazio nella 14ª giornata del campionato di promozione, rilanciando le sue ambizioni di classifica. Un match cominciato a fari spenti per i padroni di casa, che dopo qualche occasione mancata sono andati in svantaggio subendo il gol di De Simone, solo in area di rigore. Circostanza che ha svegliato i gialloblu in rete 6 minuti dopo con Gianluca Mazza, il cui cross da sinistra deviato è finito alle spalle dell'incolpevole Venosi. Al 43esimo il gol del sorpasso con Amato, che al volo di destra in area ha bucato l'estremo difensore avversario non esente da colpe nell'occasione. A chiudere il primo tempo il 3-1 firmato Genovese, che servito da discepolo ha insaccato di piatto sinistro. Nel secondo tempo il copione non è cambiato e lo Sporting ha chiuso definitivamente il match con una perla di Amato, che dalla tre quarti ha scagliato un tiro di sinistro imprendibile per il portiere del Calpazio. A fissare il risultato sul 4-2 il rigore di Santucci al 32esimo del secondo tempo. Un successo che rimette definitivamente in carreggiata i gialloblu, ora al quarto posto in coabitazione con l'Angri. Partita penso dominata dal primo minuto, peccato soltanto per il gol subito, ma subito dopo ci siamo rialzati e abbiamo trovato il pareggio, e prima della fine del primo tempo siamo andati sul risultato di 3-1. Secondo tempo penso che la musica non sia cambiata, abbiamo fatto bene, ci siamo messi lì ripartendo e abbiamo fatto anche il quarto gol. Peccato per l'ammonizione di discepolo, che comunque adesso è diffidato, e per quanto riguarda il risultato finale penso che non ci sia nulla da dire. Oggi i miei ragazzi hanno giocato veramente col cuore, sapevamo di dover vincere per continuare a sperare, e anche la classifica penso che si è mossa a nostro favore.